Il convegno nasce con una necessità di incontro dopo che è stata fondata la nostra associazione. Un'associazione deve avere dei momenti di incontro, perché sennò resta un'associazione sulla carta. Noi abbiamo pensato che un convegno socio-scientifico, proprio così, socio-scientifico, perché vengono affrontati dei temi scientifici in maniera, diciamo, da portarli al paziente. Abbiamo pensato che un'iniziativa di questo genere potesse essere la cosa migliore per cementare la nostra associazione. D'altra parte, un'associazione che dovrebbe raccogliere 2.200 pazienti che vengono a fare i controlli presso i nostri ambulatori, non medico, proprio così, socio-scientifico, perché vengono affrontati dei temi scientifici in maniera, diciamo, da portarli al paziente. Abbiamo pensato che un'iniziativa di questo genere potesse essere la cosa migliore per cementare la nostra associazione. D'altra parte, un'associazione che dovrebbe raccogliere 2.200 pazienti che vengono a fare. Consiste, dottore, il controllo remoto dei pazienti portatori. Aspetta, mi ripeti. In cosa consiste, dottore, il controllo remoto sui pazienti portatori di dispositivi impiantali? Il controllo, innanzitutto distinguiamo controllo remoto da interrogazione remota, da monitoraggio remoto. Il controllo remoto è quando il paziente viene interrogato nei tempi programmati dal centro di riferimento. Il monitoraggio remoto invece, il paziente viene interrogato quotidianamente, quindi le trasmissioni arrivano al centro in maniera giornaliera. Il sistema consiste in un monitor paziente che al momento programmato, nell'ora, nel giorno, nel mese programmato dal medico, si sveglia, si collega al device impiantato nel paziente che in maniera del tutto automatica prende tutti i dati e li invia su banda protetta ad un server centrale, che poi queste informazioni vengono decriptate e inviate al sito web. La bellezza di questo sistema è che il paziente può essere in qualsiasi parte del mondo, il medico in qualsiasi parte del mondo, la connessione c'è sempre. Cioè io posso essere in Africa, lui può essere in Australia, noi siamo in grado di dialogare e di vedere quello che avviene. Allora, salve, Fabio Franculli, cardiologo presso l'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Il sesto convegno socio-scientifico ASPEC sta trattando degli argomenti che sono molto interessanti e molto di attualità, come la telemedicina, cioè la possibilità di ottenere il monitoraggio remoto dei dispositivi elettromedicali impiantati nei pazienti, come i pacemaker, i defibrillatori e i loop recorder, e quindi di dare delle informazioni al medico che può essere a grande distanza dal paziente, ma contemporaneamente raccogliere informazioni utilissime per la vita e talvolta per la diagnosi delle patologie di quel paziente. Ancora si sta parlando di morte improvvisa extraospedaliera e quindi di cosa bisognerebbe fare per ridurre la mortalità di pazienti affetti da patologie che possono determinare aritmie improvvise, mortali, e come prevenirle e come approcciarle salvando la vita di questi pazienti al di fuori da un setting ospedaliero. Ancora si parlerà dei nuovi anticoagulanti orali, che sono dei farmaci che stanno dando dei grandi risultati in termini di miglioramento di qualità della vita, di possibilità di usufruire contemporaneamente di altri farmaci con meno interazioni e quindi lasciando il paziente più libero di assumere banalmente anche i semplici antidolorifici, e soprattutto anche in termini di minore interferenza anche con gli alimenti, e quindi lasciando il paziente libero dalla schiavitù di non mangiare o di dover mangiare alcune pietanze, e in più con il vantaggio di non richiedere un monitoraggio assiduo con prelievi ematochimici, che sono purtroppo per i pazienti affetti da fibrillazione atriale che debbano fare l'anticoagulante tradizionale, cioè i dicumarolici, una seccatura e talvolta una difficoltà, soprattutto nei pazienti più anziani affetti da più patologie.